Seconda edizione del nostro telegiornale, bentrovati. Apriamo con la pagina dedicata alla pandemia e con una notizia che moltissimi aspettavano, cioè l'avvio, ci siamo quasi, delle procedure di prenotazione per le persone residenti in Sicilia, domiciliate in Sicilia, che abbiano dai 50 anni in su, dunque anche la fascia compresa tra i 50 e i 60 anni potrà a breve accedere alla campagna di vaccinazione. La notizia è stata preannunciata questa mattina dal Presidente della Regione Nello Musumeci, poi confermata nel corso della serata. Vediamo insieme il servizio. Da domani sarà possibile prenotarsi per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, anche per i cittadini siciliani dai 50 anni in su. Lo ha annunciato stamattina nel corso di una conferenza stampa il presidente della regione Nello Musumeci. L'intento è quello di utilizzare le tante dosi di AstraZeneca non ancora inoculate. Una larga fetta della popolazione potrebbe dunque aderire. Non possiamo continuare ad accumulare scorte di vaccino. Abbiamo 250.000 scorte di AstraZeneca nei nostri frigoriferi, mentre la gente rischia il Covid ogni giorno, rischia il contagio per non essersi ancora immunizzata. Abbiamo messo al sicuro il 10% dei siciliani, dobbiamo adesso passare alle isole minori, soprattutto a quelle di frontiera, e quindi parlo di Lampedusa e Linosa. In questo fine settimana vaccineremo quei cittadini dai 18 anni in su e poi passeremo alle altre isole. Intanto da domani si ricevono in Sicilia le prenotazioni per gli ultra cinquantenni. Dobbiamo correre velocemente, dobbiamo sperare che i medici di medicina generale ci aiutino ancora di più nel vaccinare i più fragili, gli ultra ottantenni, dei quali conoscono tutto, patologie e indirizzi, e quindi che si schierino senza alcun tentennamento accanto a noi, e andiamo avanti perché è giusto che entro l'estate la stragrande maggioranza dei siciliani possa essere messa al sicuro. Lo abbiamo lanciato a riottosa e diffidenti ormai da diversi mesi il messaggio. Vaccinarsi è l'unica soluzione possibile per mettersi al riparo dal contagio. Bisogna superare ogni diffidenza e abbiamo il dovere di credere al mondo scientifico. Ed è di 902 nuovi positivi il dato del contagio di oggi in Sicilia, sono 32.557 tamponi processati, l'incidenza è del 2,8% ed è in calo, questo è certamente una buona notizia rispetto alla giornata di ieri. L'ultimo aggiornamento è stato fornito dal Ministero della Salute sui dati della regione siciliana. La nostra regione oggi è quarta per numero di contagi giornalieri. Da segnalare purtroppo, lo vedete nel centro in basso, ancora l'alto numero dei deceduti con il Covid, sono 25, portano il totale a 5.468 le persone purtroppo vinte dal Covid nella nostra regione dall'inizio della pandemia. Il numero degli attuali positivi è 24.823, con un decremento rispetto a ieri di 132 casi. I guariti di oggi, anche questa è una buona notizia, 1.009 negli ospedali, sono ricoverate 1.312 persone, 26 meno rispetto a ieri, ma rimane invariato il dato delle terapie intensive, 160. Così come appunto la giornata di ieri. Guardiamo adesso il cartello con l'incidenza sulle varie province, dei nuovi contagi. Vedete, è Catania a primeggiare, purtroppo in questa graduatoria non certamente bella, 361 nuovi contagi, poi Palermo con 246, le due città metropolitane di Sicilia purtroppo da sole segnano la gran parte dei nuovi contagi. Ricordiamo che quando ci si riferisce alla città si parla anche ai centri della provincia, sono diverse zone rosse sia nel territorio di Catania che nel territorio di Palermo.
Chiudiamo qui la pagina del Covid, apriamo quella dedicata alla cronaca. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio stradale circa l'incidente mortale di ieri sera sulla circonvallazione di Palermo. Vedete le immagini, siamo al viale della regione siciliana. Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale, che ha già acquisito le videoregistrazioni delle telecamere. Due morti, una ragazza di 21 anni, Chiara Ziami, e poi Alessia Bonmarito di 20 anni. La prima è deceduta sul colpo, l'altra questa mattina viaggiava a bordo della Panda che ha invaso la corsia, l'altra corsia di marcia. 15 feriti, tra cui una bambina, 4 i mezzi coinvolti. E sono 40 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 30 in carcere, eseguite nell'ambito dell'operazione Sottoscacco nella zona tra Paternò e Belpasso. L'accusa è di associazione mafiosa, estorsione, traffico, spaccio di sostanza stupefacente, truffa aggravata, smantellata appunto 4 organizzazioni afferenti alla famiglia Santa Paola. Vediamo. Spaccio di sostanza stupefacente, estorsioni, ma anche la connivenza con parte della imprenditoria locale. Erano fiorenti gli affari delle famiglie Alleruzzo, Assinnata, Amantea di Paternò e Belpasso, tutte legate alla cosca Santa Paola Ercolano. 4 consorterie smantellate oggi dai carabinieri, che hanno eseguito 40 ordinanze di custodia cautelare, di cui 30 in carcere e 10 ai domiciliari, ordinate dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Catania. Per tutti l'accusa a vario titolo è di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente, associazione finalizzata alle truffe aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Più di 300 i carabinieri del Comando Provinciale di Catania della Compagnia di Paternò, con l'ausilio dei militari dell'Arma di Messina, Siracusa, Caltanissetta, che hanno messo sotto sopra Paternò e Belpasso, portando a compimento l'operazione Sottoscacco, che conferma le attività dei sodalizi mafiosi operanti a Paternò e Belpasso, confermando così gli interessi della criminalità organizzata in quell'area, già emersi nel corso delle operazioni Orsa Maggiore, Padrini e Fiori Bianchi. L'operazione odierna ha preso le mosse alla fine del 2017 grazie alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che riferivano come Santo Alleruzzo Ergastolano, per omicidi in occasione di permessi premio, si recava a Paternò per impartire direttiva al clan, secondo i carabinieri, mantenendo il ruolo del comando, sebbene le attività del gruppo di Paternò e Belpasso, che poi si divideva in 4 sottogruppi, fosse stata assegnata a Pietro Puglisi. E così il gruppo che faceva riferimento alla famiglia Alleruzzo era guidato da Santo Alleruzzo, il gruppo invece in capo alla famiglia Assinnata da Pietro Puglisi e Domenico Senior Assinnata, il terzo gruppo paternese, cioè quello degli Amantea, guidato da Salvatore Amantea e Vito Beato Giuseppe, quindi la diramazione di Belpasso gestita da Barbaro Stimoli e Daniele Ricciardello. Al centro delle attività economiche del gruppo lo spaccio di sostanza stupefacente e droga che proveniva dalla piazza catanese, ma il clan pensava di far arrivare direttamente la sostanza stupefacente dalla Sud America, Colombia ed Ecuador attraverso un carico di banane, spaccio che garantiva alle casse comuni dei 4 gruppi introiti per circa 80.000 euro la settimana, nelle piazze di Santa Barbara, Corso Indipendenza, Via Tumiglio e quindi Belpasso. Poi le attività estorsive. Una di queste tentata persino all'industria dolciaria Condorelli, ma subito denunciata dai proprietari. Era stata trovata la classica busta di plastica con all'interno un bigliettino con le consuete frasi «cercati un amico» e una bottiglia contenente liquido infiammabile. Tra l'altro i carabinieri hanno persino intercettato la telefonata tra Barbaro Stimoli e Daniele Ricciardello, dove si palesano delle difficoltà nella gestione di un'estorsione del genere, visto il calibro dell'azienda. E lì pare proprio che l'estorsione perda corpo. Poi la gestione degli affari attraverso imprenditori compiacenti, azione questa che affondava i tentacoli della piovra nel tessuto economico-sociale delle due comunità. Quindi la truffa ai danni dell'INPS al fine di ottenere indebitamente l'indennità di disoccupazione agricola a falsi braccianti compiacenti attraverso una rete di ditte compiacenti, anche queste soggette che agivano quali procacciatori di falsi braccianti, in modo da fare falsamente risultare un numero di giornate lavorative idonee ad ottenere l'indennità di disoccupazione, incassando così dai falsi braccianti il compenso pattuito circa 20 euro per ogni giornata lavorativa falsamente dichiarata. La documentazione ovviamente falsa veniva inoltrata all'INPS con tanto di richiesta di disoccupazione.
Nel servizio si è parlato anche dell'estorsione tentata ai danni dell'industria dolciaria Condorelli, che ha subito denunciato ai carabinieri. Abbiamo sentito l'imprenditore, vediamo. L'indagine sotto scacco che ha portato all'arresto di 40 persone ha consentito di ricostruire il tentativo di estorsione aggravata nei confronti di una nota industria dolciaria, con sede a Belpasso, alle pendici dell'Etna, guidata da Giuseppe Condorelli, erede del fondatore Francesco. Due anni fa, a Condorelli era stato recapitato un pacco con un biglietto recante una scritta intimidatoria e mirata ad estorcere denaro. Condorelli aveva subito denunciato il tentativo ai carabinieri, mantenendo una linea di condotta irreprensibile, mantenuta costantemente negli anni dall'azienda. Bisogna avere la coscienza libera, cioè nel senso bisogna essere degli uomini liberi, soprattutto quando si fa impresa. Quindi se vogliamo cambiare le sorti di questa nostra bellissima terra, qual è la Sicilia, bisogna avere il coraggio e la forza di denunciare ogni atto intimidatorio. Quindi io non parlerei di coraggio, cioè sì, è chiaro, ci vuole anche del coraggio, ma è fondamentale, ripeto, rimanere degli uomini liberi e scegliere il bene, piuttosto scegliere la via del bene piuttosto che la via del male. La vostra è una scelta ben precisa da sempre. Ma sì, questo in realtà non è l'unico atto intimidatorio o tentativo di estorsione che la nostra famiglia, che la nostra azienda ha subito negli anni. Diciamo che questo è uno dei tanti, ma noi abbiamo sempre denunciato alle istituzioni e alle forze dell'ordine qualsiasi atto ovviamente di intimidazione. I fatti di oggi la turbano? Ma guardi, no, per me oggi è il trionfo, quello che è accaduto rappresenta il trionfo della legalità. Quindi io invito tutti i colleghi imprenditori siciliani che talvolta vengono, ovviamente sono soggetti ad atti intimidatori, di denunciare e devono credere alle istituzioni, cosa che io ho sempre, alle quali io ho sempre creduto nell'operato delle forze dell'ordine, perché come dicevo prima bisogna dover scegliere, o si sceglie la via del bene o si sceglie la via del male. Perché lei è andato dritto per la sua strada, denunciando subito? Sì, guardi, questo fatto in realtà risale a 2 anni fa, era marzo del 2019 quando trovai dinanzi all'ingresso dello stabilimento uno shopper con all'interno una bottiglia di alcol e un messaggio intimidatorio. E devo dire che in quell'occasione non esitai un attimo a chiamare il capitano dei carabinieri della stazione dei carabinieri di Paternò per denunciare quanto accaduto. E da qui, da Belpasso, all'azienda Condorelli, che parte un messaggio importante per la Sicilia onesta? Ma guardi, io sono convinto che la Sicilia è fatta di tanta gente onesta, cioè non ho, viva Dio, devo dire. C'è tanta gente che lavora nell'alveo della legalità, anche perché io ritengo che ogni imprenditore, oltre a svolgere una funzione economico-sociale nel territorio, ha anche una funzione etica, quindi deve rappresentare, deve essere da esempio per tutti. E comunque io noto che c'è più coscienza civile, più coscienza pubblica da parte della gente che lavora seriamente, che lavora con onestà, che lavora con impegno, con dedizione, con passione e soprattutto che lavora sempre nell'ambito della legalità. Quindi io non vedo altre strade se non quella della denuncia. Cioè, personalmente ho sempre creduto anche alle istituzioni, alla legalità, all'etica, anche perché sono valori che mi sono stati trasmessi nel tempo da mio padre. E che io ovviamente mi prodigo a trasferire anche ai miei figli. Imprenditori che denunciano, ma il clan era riuscito ad infilarsi nel tessuto economico di quei centri, vediamo come. Se era rigida la divisione delle piazze di spaccio con compiti certi e chiari tra i vari componenti dei diversi clan, le amicizie tra i componenti della consorteria malavitosa e alcuni imprenditori hanno inserito la criminalità nel tessuto economico e sociale della città. Ad esempio, l'amicizia tra Pietro Puglisi e un imprenditore della zona, il gioielliere Angelo Nicotra, avrebbe consentito alla clan di vendere e rivendere preziosi monili in oro, diamanti, orologi, il tutto violando normative tributarie e fiscali.
è uno dei punti fondanti dell'inchiesta sotto scacco. Imprenditori compiacenti dunque, come pure Salvatore Tortomasi, responsabile in concorso in associazione mafiosa, perché titolare di una ditta di commercializzazione di prodotti agricoli che secondo i carabinieri avrebbe istituito un rapporto con il gruppo degli Amantea attraverso il versamento di somme in denaro, anche quale percentuale degli utili di attività d'impresa, consentendo così al clan di concludere affari occulti e dall'altro lato ottenere protezione anche nei confronti dei creditori e di altri clan mafiosi. Tutti i reati commessi con l'aggravante del metodo mafioso. Questa indagine condotta dai militari della sezione operativa della compagnia carabinieri di Paternò ha permesso inoltre di dimostrare l'ingresso della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale. In tal senso l'attività investigativa ha riscontrato, come dicevo poc'anzi, l'ingresso in società, quali ad esempio un'azienda che si occupa di ingrosso di prodotti ortofrutticoli, il cui titolare risponde di concorso in associazione a delinquere di tipo mafioso proprio per aver diviso gli utili con i clan e inoltre per aver sfruttato la posizione, quindi la vicinanza con soggetti mafiosi al fine di assumere un vantaggio competitivo sul mercato. Quindi inoltre è stato possibile riscontrare la vicinanza dei clan a due soggetti in particolare, uno titolare di una importante gioielleria Paternò che compieva per il clan il riciclaggio dei beni illecitamente guadagnati dall'organizzazione mafiosa e un altro, un panificio, invece titolare di un panificio che era solito compiere del riciclaggio. Voltiamo pagina. Don Salvatore Lucchesi, il catenoto ordinato sacerdote da Papa Francesco, qualche giorno fa racconta ai nostri microfoni la sua esperienza. È stato un percorso interiore lungo e travagliato quello che ha condotto Salvatore Lucchesi, 43 anni, al sacerdozio. Ordinato in Vaticano da Papa Francesco nel corso di una solenne cerimonia lo scorso 25 aprile, Don Salvatore è tornato nella sua cicatena, lo abbiamo incontrato nella chiesetta di San Giuseppe, il luogo di culto dove si recava a pregare sin da ragazzino, prima del grande passo arrivato in età adulta. Sì, esattamente, è nata qui tutta la mia vocazione, pregando davanti al crocifisso che sta in questa chiesa, che è molto bello, e poi peraltro è anche per me, secondo me no, perché ha cambiato la mia vita, mi è abbastanza miracoloso e quindi insomma sì, da qui nasce tutta la mia vocazione. Però vorrei tornare un po' indietro per quanto riguarda insomma come è nato tutto il mio percorso. Allora, io sono figlio di genitori sordomuti e poi ho lavorato per 7 anni in un bar decideale, che è il bar Belvedere, e ho lavorato lì, ma in questo frangente insomma di questi anni di lavoro ero fidanzato, stavo con questa ragazza, anche con lei 7 anni, però sai, come tutti i giovani che fanno tante esperienze, tante situazioni che poi comunque non ti rendono mai felice, no? E quindi io andavo in questa ricerca della felicità perché non stavo tanto bene nella vita che facevo. E alla fine poi, avendo questi momenti così di crisi, chiamate così, allora venivo sempre qui a pregare in questa chiesa, in modo tale che il Signore poteva farmi capire insomma un attimo quello che Lui voleva da me, se avevo qualche progetto, se era questo insomma in realtà. E dopo questo insomma poi mi sono rivolto al parroco qui di Acicatena, che allora era Padre Privitera. Insomma, e mi sono messo insomma in questo percorso di discernimento per capire un attimo quello che Dio voleva su di me. Una bella storia di un giovane che decide di consacrarsi a Dio e dedicarsi al prossimo per il resto della sua esistenza terrena. Una vita normale, quella di padre Salvatore, figlio di genitori sordomuti, impiega il suo tempo libero nella chiesa matrice di Acicatena come ministrante, sempre disponibile verso gli altri, un lavoro in un bar come bancaunista e una fidanzata alla quale ha comunicato così la sua decisione. Ricordo che appunto quando dovevo dire insomma che la scelta, perché poi dopo tutto questo percorso insomma poi finalmente il Signore mi ha fatto capire quello che Lui voleva, e allora dovevo lasciare la ragazza, che non si possono fare due cose, giusto? E allora mi ricordo che l'ho portato in questo santuario che c'è vicino Santa Tecla, mi sembra, che è questo santuario all'aperto. Allora lei magari forse pensava che magari stavo chiedendo di sposarla effettivamente, ma in realtà non era così. E quando gli disse appunto che avevo fatto questo percorso e capivo che comunque il Signore mi stava chiamando più da vicino, da seguire, e allora lei mi molla un ceffone e allora ancora me lo ricordo. E poi dopo questo insomma, beh certo, ovviamente non se l'aspettava mai, però dopo questo poi alla fine mi sono messo in questo percorso
di discernimento, anche inserendomi ancora di più in parrocchia come responsabile ministranti, giovani, catechista, fino a quando poi in tutto questo percorso, anche se non tutte le cose erano abbastanza tranquille, ma anche con qualche difficoltà, con qualche prova, e ringrazio Dio anche perché ci sono state queste prove, perché è stato un modo per capire un attimo che se veramente era la volontà di Dio che diventassi prete. Cani randagi avvelenati a riposto, ormai sono già una decina. 10 cani avvelenati nell'ultimo mese, traditi da bocconi mortali sparsi in queste strade di riposto su via Mattarella Sud nella zona di Altarello. Un'ecatombe se si pensa che soltanto 4 di questi sono stati uccisi lo scorso weekend. Sale la preoccupazione per l'assessore alla protezione animali Carmelo D'Urso, che per questo presenterà denuncia. Da mesi, spiega, siamo impegnati per la sterilizzazione delle randagie per istruire chi si prende cura a modo suo dei cagnolini, spesso inconsapevolmente creando più danno che altro. Ciò che sta accadendo in questo periodo è davvero allarmante, perché mai è accaduto nella nostra città un fenomeno che è l'avvelenamento verso i randagi di tale portata. E il mese scorso appunto ad Altarello sono stati avvelenati 7 cuccioli che sostavano in un terreno privato. Stessa cosa qualche giorno fa nella zona di via Mattarella Sud. Io, in qualità forse più da cittadino che da assessore alle politiche animaliste, mi recherò tra non molto anche nella nostra stazione a sporgere denuncia, perché è un fattore che tocca comunque tutta quella che sono quella comunità di residenti che comunque verso quei cani che tuttora randaggi e che meritano chiaramente cura, più appunto il fatto di prendere cura, direi tra virgolette, perché noi abbiamo fatto più di un sopralluogo ultimamente da quando io ho la delega sul posto per appunto visionare questi cani, come dove sostavano, per poi chiaramente agire. Colgo l'occasione per dire che 2-3 giorni fa con una ditta specializzata già stiamo procedendo a tutti quegli interventi propedeutici al fine di catturare quantomeno prima le cagnoline e poi sterilizzarle e metterle successivamente nel territorio. E anche da consigliere comunale sollecitavo l'intervento, perché i cani, soprattutto nel quartiere di Quartirello, da prima era una piccola famigliola, ora la situazione è diventata ingestibile. Mi sono recato al canile, dove il comune ha alla convenzione, per fotografare i cani provvedere a metterli nel sito, quindi creare una pagina ad hoc che ci stiamo lavorando per i cani chiaramente adottabili. E con la LAV di Catania stiamo procedendo, qualora le restrizioni allentassero, di iniziare con un corso insieme all'ASP per i volontari. Perché tutti siamo volontari, ma molte volte chi si pensa di essere volontario fa, tra virgolette, più danno di questo. Parla di quelli che portano da mangiare. Esatto, diciamo così. Esatto, anche perché in queste zone qua ci sono tantissimi angoli con pasta, pane, qualsiasi cosa buttata lì. Ci sono polemiche accese nel mondo delle proloco siciliane, vediamo. Un botta e risposta formale, ma che nasconde forti tensioni a suon di comunicati stampa tra l'Unione Nazionale delle Proloco Sicilia e la neocostituita Ente Proloco Sicilia, la prima, unico attualmente organismo di coordinamento delle 270 associazioni dell'isola, l'altra appena sorta a supporto delle realtà territoriali, presieduta dall'ex della Proloco Giarrese Salvo Zappalà. La prima nota dello scorso mese, quando l'UMPLI
ha cercato di fare chiarezza prendendo le distanze dal nuovo ente di rappresentanza. Pur riconoscendo, si legge, il principio di pluralismo ed associazionismo, appare opportuna una presa di posizione ferma e decisa che miri a dare certezze e tutelare istituzioni, associazioni, volontari e cittadini che, investiti da annunci e proclami, potrebbero cadere in una evidente disinformazione, considerato che ad oggi del nuovo ente di coordinamento si conosce solo la denominazione e il nome del suo presidente. Attendiamo di conoscere il numero e le proloco rappresentate, così come sarebbe opportuno dare trasparenza e notizia dell'assemblea elettiva degli organi sociali, tra cui il presidente, al fine di comprendere la reale sostanza di quanto platealmente annunciato dallo stesso presidente, il quale ha esplicitamente dichiarato di avere ricevuto l'onere e l'onore di guidare le proloco siciliane. L'Unione Nazionale delle Proloco d'Italia, fin dal 1962 a tutt'oggi, costituisce nel panorama nazionale, spiegano nella nota, l'unico punto di riferimento per le circa 6.300 proloco italiane, garantendo con la sua struttura articolata in comitati regionali, provinciali, consorzi di bacino presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, regole statutarie e regolamenti trasparenti che nel corso del 2020 hanno portato, come ogni 4 anni, ad elezioni democratiche dei propri dirigenti e rappresentanti. Non si fa attendere la replica che giunge dall'ufficio stampa dell'ente della Proloco Sicilia ETS. L'ente Proloco Sicilia, di recente costituzione, nasce democraticamente, si legge su quest'altra nota, proprio sulla base dei principi ispiratori della legge del terzo settore. Piuttosto che elencare gli accrediti della stessa UMPLI a carattere nazionale, ideate e costruite praticamente dal predecessore dell'attuale presidente nazionale La Spina, sarebbe stato opportuno elencare ciò che l'UMPLI Sicilia ha costruito per le proloco siciliane. Evidentemente non si trovano riscontri in merito. Tutto ciò che esiste in campo regionale nel settore associativo delle proloco è supportato esclusivamente dalle stesse, sia in termini economici che in termini di rappresentanza territoriale. A Via Grande, nel Catanese, è rinnovato il parco dei mezzi comunali. Il comune di Via Grande, in provincia di Catania, con una spesa di 150.000 euro circa, rinnova il proprio parco mezzi, assicurando un valido contributo alla mobilità dei vigili urbani, dei manutentori comunali e degli alunni del paese, grazie a questo scuolabus di ultima generazione. Da 30 anni a Via Grande non venivano acquistati mezzi per venire incontro alle esigenze di una comunità cresciuta urbanisticamente. Stamani il sindaco Franco Leonardi, il vice sindaco e assessore alla manutenzione Mauro Ricciardello e l'assessore alla pubblica istruzione Rosanna Cristaldi hanno preso in consegna i mezzi, dalla macchina dei vigili urbani, la nuova Fit Punto con i colori di istituto, alla Jeep Renegade assegnata all'ufficio tecnico per esigenze d'ufficio in un territorio che presenta alcune aree boschive, ai 2 furgonati in uso ai manutentori dell'ente, in sostituzione delle 2 ormai vetuste motoapi acquistate addirittura nel 1985. A spiccare è il nuovo scuolabus da 28 posti, già in servizio in combinazione con l'altro mezzo acquistato con fondi nazionali, parcheggiato insieme agli altri veicoli innanzi Palazzo Partanna, sede municipale, in una sorta di parata dell'orgoglio dell'amministrazione in carica, potenziato il servizio di trasporto degli alunni, un motivo di soddisfazione per l'assessore con delega alla pubblica istruzione Rosanna Cristaldi. Un ultimo tassello possibilmente di un puzzle che si è venuto a completare. Necessitava uno scuolabus nuovo, soprattutto in questo momento in cui chiaramente siamo obbligati a mantenere determinate distanze all'interno dello stesso scuolabus. Per cui ritengo che questo sia veramente un successo. Mauro Ricciardello, amministratore di lungo corso, c'era nel 1985 quando al Comune e la Regione Siciliana accreditò la somma per l'acquisto di 2 motoapi. 3 decenni dopo, il salto di qualità. Dal 1985, quando un assessorato regionale ci finanziò 2 motoape, per la nostra grande gioia si rinnovava questo parco macchine. Oggi devo dire con molta soddisfazione e tanta gioia abbiamo rinnovato il parco macchine, anche perché nel frattempo il comune, adesso siamo alle soglie di 10.000 abitanti, ha bisogno di più servizi e quindi abbiamo fatto in modo che i ragazzi a scuola, i vigili urbani che aumentano come numero e altri servizi ne potessero usufruire. Il sindaco Franco Leonardi aveva inserito nel suo programma politico tra le priorità il radicale rinnovo dell'autoparco comunale, dotando la propria comunità di mezzi necessari alle esigenze dei vari settori che da anni reclamavano la dotazione di strumenti di trasporto adeguati. Era assolutamente necessario fare questa operazione perché eravamo fermi circa più di 30 anni fa.
quindi ormai i mezzi erano veramente obsoleti, non erano più in condizione anche di poter camminare, per cui abbiamo cercato di pensare almeno, non vorrei esagerare, ma per altri 10-15 anni dovremmo stare a posto, quindi abbiamo, come vede, uno scuolabus nuovo, una macchina per il comando della Polizia Municipale, speriamo di poterne acquistare un altro in seguito, ma in modo particolare anche i mezzi per i giardinieri e per un manutentore. Eravamo fermi veramente a 35 anni fa. Cerchiamo di ripartire, cerchiamo di lasciare anche qualcosa che servirà a chi verrà dopo, perché è importante, perché la continuità amministrativa è importante, quindi oggi aggiungiamo un altro tassello a questa, quella che è stata la nostra azione amministrativa, e ancora speriamo di non fermarci. Stasera alle 20.30 su Rai TV c'è Connessi Annessi. Nel salotto di Andrea Schillirò verrà trattato uno tra gli argomenti di attualità più discussi negli ultimi anni, la sicurezza sui social. In studio Giusy Nasca, sottufficiale di polizia, come ogni settimana. Non mancherà il tutorial in diretta da lifestylist Giuseppe Burtone. Dalla redazione nessun'altra novità, dunque termina qui la seconda edizione del nostro telegiornale, la prossima domani alle ore 14. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata a voi tutti. Cielo perturbato sulla Sicilia nella giornata del 5 maggio 2021. Minaccia di pioggia nella zona del Catanese, ma anche nell'entroterra e a Palermo. Un timido sole soltanto nell'Agrigentino e nella zona retusea. Temperature previste comunque nelle medie stagionali. A Catania la colonnina di Mercurio oscillerà tra la minima di 16 e la massima di 22 gradi. Farà più caldo invece nel Siracusano con 24 gradi di massima.